Le idee e i progetti per il rilancio del territorio, così come i risultati già raggiunti in 5 anni di legislatura, non mancano. Li elenca, nel corso di un incontro nel comitato elettorale a Margherita di Savoia, il consigliere regionale uscente del Partito Democratico Ruggero Mennea, che, come spiega lui stesso, ha voluto chiedere nuovamente fiducia ai cittadini della BAT. La priorità sulla quale però Mennea lavora è quella di riavvicinare la gente alla politica, sconfiggendo una disaffezione e al tempo stesso un astensionismo che rischiano di premiare il temuto voto di scambio. Di fronte a quello che è accaduto negli ultimi tempi e quello che sta accadendo anche in questa campagna elettorale, dove circolano soldi, il voto di scambio è la pratica più utilizzata, io credo che i cittadini facciano bene a provare disgusto rispetto a quelle persone che si candidano comprando il consenso e non offrendo nulla in cambio per la tutela dell'interesse di tutti. Quindi dobbiamo lavorare con quelle persone che hanno deciso di non votare o che non vogliono andare a votare. La responsabilità di riavvicinare i cittadini al voto, Ruggero Mennea la trasferisce anche ai presenti all'incontro margheritano, invito raccolto dal consigliere comunale del Partito Democratico, Antonella Cusmai. Sicuramente l'elettore è portato a scegliere il candidato del proprio territorio, del proprio paese in realtà. Non sempre questa è la scelta migliore. Quello che va valutato sono innanzitutto le persone. Viviamo in un momento in cui è il personalismo che ci porta a scegliere l'uno piuttosto che l'altra. Cominciamo allora a valutare i candidati che si propongono. Per quale motivo? Il consigliere regionale Mennea lo ha detto molto chiaramente. La Puglia sta vivendo una seconda chance. La programmazione comunitaria si esaurisce nel 2020. Quindi scegliere i nostri giocatori in questo momento vuol dire scegliere anche coloro che si gestiranno 10 miliardi di euro. È un territorio, quello della BAT, che a giudizio di Mennea non può perdere l'occasione di rilanciarsi anche attraverso la programmazione europea dei prossimi 7 anni, motivo che deve indurre a scegliere, sostiene Mennea, candidati preparati e al tempo stesso ambiziosi. Ambizione che a giudizio dell'esponente del PD deve coincidere con la presenza di un assessore della BAT nel prossimo governo regionale. Noi abbiamo bisogno di un riferimento autorevole che non solo conosca i problemi, ma sappia anche trasformare la propria azione politica e amministrativa in soluzioni efficaci a quei problemi.